Pantaleo Piccino è il presidente della Coldiretti provinciale di Lecce. Oggi è a Galatina per una manifestazione particolare, ci ha detto prima Don Nicola. Particolarmente sentita dagli agricoltori salentini questa manifestazione, presidente? Sì, è la giornata provinciale del ringraziamento. Sì, che storicamente la Coldiretti ha sempre condotto, ripetutamente ogni anno. È un momento molto particolare per l'agricoltura, in particolare per gli agricoltori di periferia, qual è quella del Salento. C'è una crisi fortissima che sta minando le motivazioni di essere impresa agricola. Però è vero, dobbiamo migliorare in tante situazioni, dobbiamo approcciarci meglio all'interno delle filiere, dobbiamo efficientarci e migliorarci, però oggi vogliamo comunque ricordare che dobbiamo anche mantenere saldi i principi su cui è basata la nostra organizzazione, che sono quelli della dottrina sociale della Chiesa. Quindi, e che oggi diventano anche strategici, non è soltanto un'affezione culturale o psicologica, diventano strategici perché l'agricoltura salentina, siamo convinti, potrà avere un futuro soltanto se mantiene forti queste basi sociali, culturali e religiose. Senta, questa è una manifestazione itinerante, no? Oggi si è tenuta a Galatina, l'anno scorso si è tenuta in un altro luogo. Sì. Come mai questa quest'anno scelta? Si è tenuta a Galatina perché c'è stata una richiesta molto forte, molto sentita da parte del presidente della federazione di Galatina, il signor Maiorano, per cui lui ci teneva tantissimo e devo dire che oltre a scegliere una chiesa stupenda, ha avuto anche la fortuna di essere accompagnato da una giornata splendida che non ci deve però far dimenticare i grossi danni che l'agricoltura salentina ha subito in questi ultimi giorni. Danni che noi accettiamo con sentimenti non certamente non di rabbia, che non servono, però ovviamente pretendiamo anche che ci sia una condivisione politica su queste problematiche che deve avvenire anche per il nostro territorio. Lei ha citato i politici, che attenzione c'è nel Salento da parte dei politici all'agricoltura? Guardate, non è soltanto questione dei politici, ma diciamo di tutta l'opinione pubblica. In questo momento probabilmente sta capendo che tanti falsi miti sono cessati. Un'ipotesi di sviluppo dell'economia salentina basata sulla chimica, sulla grande industria, è cessata. Abbiamo capito che probabilmente anche tanti investimenti su settori manifatturieri, si è capito che probabilmente hanno lasciato il tempo che trova. Si è convinti tutti quanti che il futuro il benessere economico del Salento potrà venire da un'agricoltura di qualità strettamente connessa alla tutela del territorio e all'accoglienza turistica. Per questo si aprono nuove prospettive per l'agricoltura e i politici in questo l'hanno percepito. Ora sarà dovere di tutti costruire un sistema in cui queste forze nuove che stanno emergendo anche in questa agricoltura così drammaticamente colpita vengano fuori. E io sono comunque fiducioso. Bene, grazie Presidente. Grazie a voi.